Eurogol di Fabio Quagliarella, un gol come il suo idolo Diego Armando Maradona. Impostazione sbagliata da Theo Hernandez, tutto Donnarumma ovviamente fuori dai pali. Come avete visto nella copertina, veramente un pallonetto da una trentina di metri, golazzo di Quagliarella che ci fa godere. Grazie Fabione che raggiunge Amedeo Amadei della Roma come più grande marcatore di tutti i tempi al decimo posto. Ma quello che ci interessa non è la prestazione di Quagliarella, che lo ringraziamo perché ci ha fatto godere oggi, perché ha fermato il Milan. Un Milan che è riuscito a pareggiare, un Milan che all'ultimo minuto è riuscito a prendere il palo con Kessié, un Milan che non è sta riuscito ad essere più forte del nostro tifo contro. Quindi l'Inter oggi ha l'opportunità di allungare con una partita in meno. Per favore, ragazzi, non sprecate questa occasione. Ok, il Bologna è un avversario abbordabile. C'è l'incognita che veniamo dalla pausa, neanche delle nazionali, da una pausa di 2 settimane, da mezzo mese che l'Inter non gioca. Però non voglio scuse, non voglio scuse. Oggi, intanto godiamoci quest'una, 2 ore, godiamoci il pareggio del Milan, che la stava pure per vincere. Comunque c'è da dire che la Sampdoria ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini e non sono riusciti neanche a vincere. Quindi questo Pioli on fire mi sa che si è abbastanza bruciato. E quindi ragazzi, vi aspetto più tardi per commentare il primo tempo dei nostri ragazzi. Poi magari la Juve perde 7-8-0, mi faccio un altro video dove faccio lo spogliarello come Sabrina Ferilli davanti a tutti per festeggiare. Però diciamo che il Torino gli ha sempre regalati i derby, quindi va bene così. Quindi ci sentiamo al fine primo tempo per Inter Bologna. O Bologna-Inter, non mi ricordo neanche se giochiamo in casa in trasferta perché adesso sto esaltato per il pareggio casalingo del Milan che non doveva permettersi di pareggiare e né di perdere ovviamente. Però ragazzi, purtroppo l'abbiamo capito, quando non ci sono i rigorini faticano, difficilmente riescono a portare a casa i 3 punti. Mentre se voi volete portare a casa questa splendida maglietta, questa splendida maglietta, le magliette di quest'anno a poco prezzo, repliche fedelissime. Una meno di 30 euro, la maglietta di quest'anno 26 euro. Vi lascio il sito in descrizione di Che Calcio, codice sconto MB, M di mano, il B di Bonaduce. Per favore, io non ci guadagno niente dai codici sconto, però almeno mi rinnovano la partnership, come dicono gli anglofoni. Comunque, super Fabio Quagliarella ci fa godere, un Milan che stava perdendo a 5 minuti dalla fine, un Milan che è riuscito a pareggiare, poi ha preso un palo e quanto ho tremato, ma ho goduto al palo. E adesso, ragazzi, continuiamo a fare la crema pasticcera qui, mentre i milanisti, giustamente, si mangiano i gomiti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ci vediamo per il video del primo tempo. Ciao ragazzi e buona Pasqua a tutti!